Mister Di Francesco, un Pescara contratto che è sembrato privo di idee, racimola un solo punto, uno 0-0 giusto? Sì, ci può stare, anche se nel finale più che con il gioco e quant'altro, un po' con il cuore abbiamo cercato la vittoria, con la voglia di vincere questa partita nonostante oggi non fosse una giornata delle migliori. Però questo campionato, come voi sapete, è difficilissimo, lo dimostrano anche i risultati delle squadre avversarie, e non ci scordiamo il fatto che il primo nostro obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria, perché tante volte i sogni pindarici non fanno bene, e allora tutti quanti rimaniamo con grande umiltà, con i piedi per terra, e bisogna lavorare, lottare, e ci può stare anche magari di pareggiare una partita in casa nonostante i ragazzi ce l'abbiano messa tutta per vincere. Però nonostante le sue parole, scorrendo la classifica lascia l'amaro in bocca questo punto. Si poteva guardare un po' più in alto. Difatti noi siamo scesi in campo per vincerla, e fino alla fine lo dimostra l'atteggiamento dei ragazzi, dello stesso Mengoni, Nicco, che dicevo prima, ancora dietro a tutti, Mengoni che è andato a fare l'attaccante negli ultimi 5 minuti, sa significare che non era una partita che eravamo sotto di un gol, eravamo 0-0 e volevamo a tutti i costi vincerla. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, onore alla Tresina che aveva disputato secondo me un'ottima partita, e il Pescara che magari oggi non è stato brillante, specialmente nel primo tempo come eravamo abituati a vedere ultimamente. Quanto è inciso il rinvio della gara sull'Empoli sulla prestazione odierna a livello di ritmo, di concentrazione, di abitudine ai 90 minuti agonistici? Ma non ha aiutato, sicuramente non ci ha aiutato il fatto di fermarci, di non fare la partita, il ritmo, le tensioni che si creano avendo giocato solo una partita in un mese al Pescara sicuramente non ha aiutato, però non deve essere una giustificazione assolutamente, anche perché i ragazzi a livello di interpretazione e di volontà ce l'hanno messa tutta. Immaginiamo che dopo Siena, non voglio parlare dell'arbitro, anche se qualcosina da dire magari c'è. No, dite, se avete la televisione, ve le vedete con calma. Come ho detto prima, stavo dicendo che Sansovini di solito sceneggiata non ne fa. Se si è lamentato in quella maniera, qualcosina c'è stato. In conclusione, 48 ore dalla chiusura del mercato, si aspetta ancora qualcosa? Ma io dico mai dire mai, nel senso che inutile dirvi adesso che non mi aspetto niente e poi succederà qualcosa. Dico solo che sono contento di quello che ho in questo momento, non vedo l'ora che finisca per poter poi far quadrato intorno agli uomini che ho. Mister Salvioni, una Tresina molto ben messa in campo è riuscita nell'intento di imbrigliare un Pescara alquanto opaco. Sì, siamo stati bravi a rimanere belli corti sia con i difensori che con i centrocampisti e naturalmente gli attaccanti. Nel primo tempo abbiamo anche costruito qualcosa di importante, peccato perché poi dopo alla fine abbiamo subito un po' perché eravamo anche stanchi, eravamo crollati un po' perché fisicamente eravamo molto stanchi. Avendo giocato poi lunedì contro una squadra come il Novara, che sappiamo qual è il valore di questa squadra, era normale perché avevamo speso molto oltre che a livello di fisico anche a livello di testa. Nonostante la vostra striscia positiva, dietro le dirette concorrenti continuano a correre. Lo so, ho visto, però va bene così. Noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo, credere nelle nostre potenzialità, questa è la cosa importante, anche perché ci sono ancora 18 partite e abbiamo ancora tanti punti a disposizione. L'importante era fare risultato, ci siamo riusciti e che ci dà morale, coraggio e fiducia per il futuro. In conclusione, che impressione le ha fatto il Pescara? Ma guarda, io parlo della mia squadra, è stata brava, ecco, però il Pescara sapevamo che era, io l'ho vista diverse volte in televisione, l'ho vista anche a Bergamo giocare, è una squadra che mi piaceva molto perché è una squadra molto veloce e ripeto molto tecnica, ecco, sono convinto che arriverà lontano questa squadra.